Novità in casa Instagram, e allora partiamo proprio da qui con Valerio Perego. Come cambia la community di Instagram negli ultimi 6 anni a partire dal 2010? Instagram è una delle comunità che è cresciuta più velocemente, anzi, secondo i dati di Marketer, è la comunità che sta crescendo più velocemente da un punto di vista di persone che utilizzano la piattaforma. Instagram nasce nel 2010, contava circa 1 milione di persone iscritte, ha toccato il traguardo dei 400 milioni di persone che mensilmente utilizzavano Instagram nell'arco dello scorso anno, del 2015, e poco fa, qualche mese fa, abbiamo appunto aggiornato i 500 milioni di persone che utilizzano la comunità su base mensile. Ed oggi abbiamo anche un altro dato molto significativo, che sono i 300 milioni di persone che su base quotidiana accedono alla comunità. Per cui è una comunità molto forte, in continua espansione. E devo dire, anche l'Italia sta crescendo molto velocemente da questo punto di vista. Oggi sono 9 milioni le persone che tutti i mesi accedono ad Instagram. Spostiamoci a parlare anche della parte pubblicitaria, perché cresce anche il numero degli advertiser. Abbiamo un numero. Sì, abbiamo un numero e abbiamo il piacere di annunciare oggi quelli che sono le 500.000 aziende che utilizzano Instagram da un punto di vista di advertising e comunicazione. Questo dato è particolarmente significativo se pensiamo anche da questo punto ai tassi di crescita. Instagram per le aziende è stato lanciato lo scorso anno, per cui circa un anno fa, settembre, 15 settembre del 2015, c'è stata la prima opportunità per fare comunicazione online. Abbiamo toccato il milestone a febbraio con 200.000 aziende che l'hanno utilizzato appunto per le loro attività di comunicazione, e oggi appunto le 500.000 aziende rappresentano quello che è una best practice da un punto di vista di comunicazione online. E migliora anche l'integrazione tra Facebook e Instagram, ma in che senso? Facebook e Instagram sono due strumenti complementari. Quello che noi stiamo facendo a livello di azienda è portare cultura da un punto di vista di scenario italiano per comprendere quelli che sono gli asset, quelli che sono i valori da un punto di vista di comunicazione. Instagram oggi sta evolvendo da un punto di vista di efficacia attraverso tutto quello che è il marketing funnel, per cui parliamo della capacità di generare sicuramente quello che è awareness, conoscenza del marchio. Molte delle persone della comunità di Instagram conosce le aziende appunto attraverso la comunità, fino ad arrivare poi a tematiche più complesse come la consideration. E oggi un'altra all'interno di Instagram che sta crescendo in maniera molto significativa è la capacità di generare conversioni e lead, per cui chiudere il cerchio rispetto a quello che sono i ritorni degli investimenti. Un'ultima domanda, chiudiamo con un rapporto con i maggiori competitor, i maggiori network. Allora, è difficile parlare di competitor, magari parliamo di quello che è il nostro scenario, quello che è lo scenario del mondo Facebook. Per noi è interessante che la comunità cresca, per cui l'opportunità delle aziende di parlare con i propri consumatori è per noi l'obiettivo principale. Oggi uno dei dati più significativi è come Facebook ed Instagram insieme, da un punto di vista di mobile, rappresentino il 28% del tempo che gli italiani passano a navigare in rete.